Oggi, prima gara regionale nel tunnel indoor, ti chiedo emozioni, sensazioni in questa giornata molto importante per l'atletica Fossano, non solo per le gare, ma proprio per questo tunnel indoor. Sensazioni buone, positive, aspettavamo da alcuni anni, c'è stata anche la complicità del Covid nel rallentare tutto, i tempi di omologazione, di completamento prima, di omologazione poi della struttura, quindi siamo molto contenti di aver cominciato e di cominciare a dare una mano dal punto di vista organizzativo alla Regione Piemonte, perché come saprete è una delle poche strutture agibili, disponibili e agibili, e quindi è bello poter raccogliere una parte dell'attività e dare un servizio e organizzare attività in casa, ecco, mi piacciono molto. Esatto, c'è stato parecchio tempo dietro alla preparazione, alla costruzione del tunnel indoor. L'avete inaugurato nel 2023, adesso la prima gara in questo arco. C'è stato qualcosa di particolare qui? Siete riusciti a anche confrontarvi con la FIDAL? Sì, in realtà appunto proprio c'era fame di strutture e quindi eravamo già in attesa trepidante di partire col calendario e di avere un'omologazione che è arrivata poi di fatto a novembre. I lavori si sono andati avanti un paio d'anni e poi completamento, un conto è fare la parte di lavoro, un conto è completarla per quanto riguarda le richieste di omologazione, anche la sicurezza, il discorso di questi materassi di fine corsa, le protezioni sul salto in lungo, sulla buca, insomma, tutto per fare tutto a regola d'arte nel rispetto di tutta la normativa, ci voleva anche quel passaggio. Esatto, tra l'altro 2 giorni di gare con anche tanti atleti fossanesi. Ti chiedo se ti aspetti qualcosa da questi 2 giorni per i tuoi atleti, se c'è qualcosa che vuoi magari anche augurargli. Ma allora, beh, naturalmente auguro sempre il meglio ai nostri, come ogni volta che sono in gara. In realtà stanno provando a cominciare a preparare anche loro le gare indoor, quindi è un debutto per tutti. Di fatto il fatto di farlo in casa rende tutto più comodo e più bello, perché siamo fra di noi. Poi non mi aspetto particolari risultati perché appunto siamo ancora all'inizio e ci stiamo rodando, sia come struttura che i ragazzi sull'attività cominciano a finalizzare proprio adesso, a gennaio, la parte di attività fatta prima, quindi difficilmente arrivano grandi risultati subito. In generale è possibile che succeda un po' di tutto, perché ci sono saltatori di vario livello. Oggi e domani sono campionati regionali aperti agli extraregione, e quindi diciamo che le prestazioni buone potrebbero già arrivare. Se viene gente qui a cercare il minimo per i campionati italiani o anche qualcosa di più, ci sarà gente che è già finalizzata per gennaio a fare i risultati. Assolutamente sì, ti chiedo solamente più questo, qui ti lascio la pista. Un 2024 che si prospetta sicuramente molto interessante. Ti chiedo se c'è qualche obiettivo particolare per l'Atletica Fossano 75, c'è qualcosa che desideri particolarmente ricevere da questo 2024. Di desiderata sono sempre tanti, i sogni sono sempre tanti. Diciamo che stiamo cercando di lavorare seriamente sia sui giovanili che sugli assoluti per vedere cosa succederà. Abbiamo un ragazzo che rientra oggi da un raduno nazionale con la nazionale assoluta di prove multiple, che è Lorenzo Mellano. Abbiamo qualche altro atleta in buona condizione, hanno fatto delle buone gare sulle campionate di prove multiple. Non hanno campionato, una gara di prove multiple ad Ancona il weekend scorso. Quindi Andrea Cerrato e Simone De Michelis, e vediamo i nomi che verranno che emergeranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie mille, gentilissimo. Grazie, grazie.